Amici di FM TV, ritorna il carnevale sottosopra, il carnevale che unisce Fermo e Porto San Giorgio. Io sono sul palco di Piazza del Popolo perché oggi sabato tantissime maschere, coriandoli, sfide tra contrade e poi ammireremo anche un grandissimo cavallo colorato che volerà sopra Piazza del Popolo e quindi incanterà grandi e piccini. Un carnevale divertente, un carnevale che da anni dimostra come il connubio tra Fermo e Porto San Giorgio va. Quindi noi adesso ce lo viviamo per voi e mi raccomando, quindi non cambiate canale. Ricordiamo che vince chi totalizza più punti, la squadra che totalizzerà più punti. Sono 7, Marco, sono 7. Sono 7 contrade su 10, beh, diciamo il 7%. Allora, dovete arrivare lì, girare attorno a quel ragazzo con la canottiera gialla e poi l'arrivo è qui, lì, girate intorno a lui, alza le mani, eccolo, vedete? Quello che vi saluta? Giri attorno a lui, passate tutti di qua, girate attorno a lui e il ritorno e l'arrivo è qui. Ci siamo? Pronti? Via! Partiti! 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 Sempre in testa, andiamo al giro di boa, sempre in testa, prima, sempre in testa, prima, ancora, primo Pila, secondo San Bartolomeo, terzo Torre di Palme, un attimo che devo scrivere. Applausi, applausi a Pila! C'è da scrivere. La prima batteria, sono tutta da Pila. Pila, secondo San Bartolomeo e terzo Torre di Palme. Pronti per partire, allineiamoci. Siamo tutti quanti, ci siamo? A 8, è aumentata una contrada, chi è arrivato dopo? 9, 9, addirittura 9, Marco! Il sacco, 9, 9 contrade, dai, allora spostati un po' più in là, sempre uguale, 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 troppo lungo? Non ve la sentite? Avvicinati un po', ho detto che è troppo lungo. Sono... basta, sono... partenza, qui bisogna prenderla con astuzia perché il percorso è lungo, via, partiti, vediamo, vediamo che in testa, ancora Pila in testa, ma San Bartolomeo gli è vicino, sono al giro di boa, ha girato in questo momento, questa volta in testa, uno è caduto, e San, chi è? Secondo Campiglione, secondo Campiglione, allora primo Molini, scriviamo primo contrada Molini, primo nella seconda batteria con un piede solo, se vi stancate potete cambiarlo, ma sempre con uno, non si può correre con due. Pronti, partenza, via, partiti, partiti, imperiosa l'accelerata della contrada Pila, vediamo il giro di boa, qua chi gira da una parte, chi gira da un'altra. Ecco Torre di Palme, Pila, Torre di Palme, Pila, è impossibile stabilire Torre di Palme, Pila e poi Campiglione. Uno, due, via, partiti, 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 la situazione è convulsa, non si riesce bene a capire, da qui girano sempre ognuno di qua, ognuno di là, ma ecco che sta uscendo Capodarco, Capodarco! Capodarco con Torre di Palme e Pila, Capodarco con Torre di Palme e Pila, c'è stata una violenta caduta, che è successo? Per trovare qualcuno? Diteci di no! Ultima batteria del palio di Carnevale 2018, la squadra da battere è ancora la contrada Pila, la stessa che ha vinto l'anno scorso. Vi ricordo? Ricordo al gentile pubblico che dopo la corsa al palio ci sarà lo spettacolo Pegaso, alzeremo, lo vedete già laggiù che si sta gonfiando, un grande cavallo di 15 metri che verrà fatto volare sopra Piazza del Popolo. Alle 18 ci sarà la premiazione del migliore, la migliore maschera, il miglior gruppo e la migliore coppia e la premiazione del palio di Carnevale. Siamo pronti? 1, 2,
partiti, non toccatelo con le mani, se cade va raccolto. Ci sembra in testa lentamente la contrada Campolegge, incredibile, non gli è mai caduto, un grande applauso alla contrada Campolegge. Fantastico! Segue San Bartolomeo, vediamo il terzo posto, Pina e Capodarco. Allora Campolegge abbiamo detto, poi San Bartolomeo e Capodarco. Abbiamo la nostra calcolatrice di mente che sta appunto vince il Palio 2018 Contrada Pila. Marco Modena la conferma, la Contrada Pila, secondo chi è? A pari merito Torre di Palme e San Bartolomeo. Ai, allora un attimo, perché l'ex ego non ci può essere, Torre di Palme e San Bartolomeo devono tornare qui per il secondo e terzo posto. Non sono molto contento. Ultima gara tra San Bartolomeo e Torre di Palme. Pronti? Via! Partiti! Torre di Palme e San Bartolomeo si stanno affrontando per il secondo e terzo posto. Al giro di boa si sono incrociati San Bartolomeo e Torre di Palme allo sprint finale! Allo sprint finale! Prevale Torre di Palme! Riepiloghiamo, vince il Palio 2018 la Contrada Pila, seconda la Contrada Torre di Palme, terza San Bartolomeo. Adesso liberiamo, togliamo le transenne e godiamoci lo spettacolo Pegaso mentre qui si riposano dopo la battaglia. Della corsa di questa vincente corsa al Palio di Carnevale. Quindi cominciamo con consegnare il mengone di bronzo alla Contrada San Bartolomeo che si è classificata terza. Ci raggiunge un rappresentante per cortesia della Contrada San Bartolomeo, vieni sul palco, al quale consegniamo il mengone di bronzo per essere arrivato terzo in questa gara entusiasmante. Anche quest'anno abbiamo avuto delle cadute in fase poche fase però, una sola. Nessun ferito, per fortuna. Ecco San Bartolomeo che riceve il mengone di bronzo. Complimenti ragazzi, molto bravi. Restate qui con noi, non ve ne andate. Siete emozionati? Contrada Torre di Palme, seconda classificata, alla quale va il mengone d'argento. Dov'è la Contrada Torre di Palme? Lo spareggio con San Bartolomeo vincente per il secondo e terzo posto, perché erano ai sequo. Sta zoppicando? No? Tutto a posto?
una piccola contrattura magari, ma la risolviamo entro domani mattina. Ci fidiamo, sì. No, io sono morto proprio. Vengone d'argento a Torre di Palme. E adesso chiamiamo la contrada Pila, che si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Mengone d'oro, quindi diventa la contrada da battere nelle edizioni future. Contrada Pila, Mengone d'oro 2018. Applausi! Un applauso! E siete fatti, ragazzi! E adesso passiamo al concorso, c'era un concorso delle maschere singole, coppia e gruppo, quindi cominciamo con la maschera singola che non può. Ecco ragazzi, vi salutiamo, al nostro Don Matteo. Don Matteo, dove sei? Eccolo, che con la sua bicicletta è arrivato alle 2 in Piazza del Popolo e non se n'è più andato. Ha controllato che non ci fossero in giro cose da dover riferire al commissariato di polizia. Don Matteo sta salendo sul palco, riceve il Mengone d'oro Don Matteo come migliore maschera singola del Carnevale 2018. Bellissimo, e poi è uguale, guardate che faccia, il volto. Allora, Don Matteo, per chi non lo sapesse, partecipa a questo carnevale da 29 anni, il primo carnevale che si è fatto a Fermo 29 anni fa, lui stava con Luigino Caponi, e erano la Perpetua e il Prete, ed è stata la prima maschera che abbiamo visto dopo anni e anni in cui non c'era il carnevale al Fermo. Grazie quindi anche a lui e a tutti quelli che hanno fatto 29 anni di carnevale a Fermo. Sempre prete comunque, eh? C'è qualcosa che è? Come mai sempre prete? È una passione. Vabbè, aspettiamo l'anno prossimo. Grazie a Don Matteo, adesso la coppia. Allora, la coppia che è risultata vincitrice è il Vichingo e la Principessa. Ci sono ed erano il numero 43. Eccoli, vedo arrivare di corsa. Dove sta il Vichingo e la Principessa? Eccoli, eccoli, stanno arrivando, la coppia numero 43. Il Vichingo e la Principessa vincono il Mengone d'oro per la migliore coppia mascherata. È felicità perché sono finalmente dei bambini, due bellissime bambine. Guardate che... La Vichinga allora, la Vichinga e la Principessa. La volete salutare? Che dite? Ciao, dite ciao. Ciao. Come ti chiami tu? Giulia. Giulia Giorgia, vincitrice Giulia per questa Giorgia, sera. Mengone d'oro come miglior coppia mascherata, un bel applauso, brave. Senza indugio alcuno ai ristoranti la scuola Sant'Andrea di Fermo. Bravi! Giorgina e tutti i genitori, il comitato genitori della scuola Sant'Andrea di Fermo, venite un rappresentante qui sul palco a ricevere il Mengone d'oro, prego, vi aspettiamo. Mengone d'oro al comitato genitori e alla scuola Sant'Andrea di Fermo. Lei sarebbe gradita anche la regina Quaresima, vedo una treccia d'aglio. Attenzione, attenzione ai figli. Aglio e cipolla, molto bene. Attenzione ai figli sul palco. Grazie a tutti i bambini, grazie ai genitori, grazie alla contrada. Buon carnevale. Un applauso meritatissimo. We'll be right back.
tua luce, il nostro cammino attraverso il regno delle tenebre. Thank you.
Thank you.